Sicuramente è un programma molto ricco, tante novità, nel senso che gestiremo due palchi, un palco principale con nomi di ogni genere e provenienza, abbiamo quattro artisti internazionali, gli editors che faranno la loro unica data estiva, come anticipazione del disco nuovo che uscirà a settembre, abbiamo i big italiani che sono più Unitarci Nucleare e Caparezza, che saranno due date diciamo più attese, e per cui prevediamo Unitarci Nucleare lo sold out e poi prevediamo anche un sold out su Caparezza, più i biglietti stanno andando in questi giorni qua. E è un programma molto eterogeneo, va dal pop al rap alla scena internazionale rock, a nomi storici della scena italiana, da Manuela Agnelli e nomi nuovi come Dito nella Piaga, che si è fatta conoscere al Festival di Sanremo, ha già ricevuto dei riconoscimenti al Premio Tenco, quindi qualche nuovo nome che probabilmente avrà un futuro. Il nostro obiettivo è iniziare a piano i cancelli, cominciare alle 19.30 e finire a fine mezzanotte. A mezzanotte nelle serate normali andremo i due sabati, faremo anche un after show e andremo avanti fino alle 2. Ma intanto la premessa, mi fa piacere che direi per la prima volta il Balena Festival viene presentato qui nella sede di Regione Liguria. Credo che sia un bel segnale di come l'istituzione vuole essere vicino a una bella realtà che propone delle date molto interessanti e molto varie, come giustamente si diceva, è questo lo spettacolo dal vivo che riesce ad abbracciare un pubblico ampio, perché parla ai giovani sicuramente, indubbiamente, ma anche ai meno giovani, e quindi saranno delle belle serate sicuramente da non perdere per un festival che merita radicamento e merita grande attenzione. È il senso di questa presentazione insieme, per la quale voglio sottolineare, mi permetto di sottolineare, un particolare che non tanto come assessore alla cultura ma come assessore al sociale non è di poco conto, ovvero la grande, sicuramente il grande impegno per una resa artistica e con artisti sicuramente di rilievo e di richiamo, ma anche un'attenzione al sociale, perché la collaborazione con l'associazione Quadrifoglio porterà la possibilità di integrazione e inclusione di ragazzini un po' meno apparentemente fortunati, ma che potranno godersi queste serate, mi riferisco alla parte dei ragazzini autistici, rendendosi utili, facendo qualcosa di importante, credo dedicandosi qualche ora di inclusione vera. Credo che sia un bel modo per andare avanti, un grande segnale di cultura, inclusione e di una Genova che saprà insomma dire la sua in questi bei momenti. Ci dobbiamo aspettare innanzitutto voglia di fare qualcosa per Genova da noi, da tutto il team e da tutti i ragazzi che verranno, immagino. Soprattutto credo che ci sarà una grande concentrazione anche di gente, di ragazzi da fuori Genova, quindi questo è un bene. Normalmente si fa il contrario, si va via da Genova per andare a vedere i concerti, però credo che con questo festival, che si può paragonare a molti festival che ci sono nelle grandi città, siamo riusciti a fare un po' il contrario, quindi a portare gente ecco, la cosa che mi aspetto di più è appunto l'interagire di più con la città, il voler farci conoscere, perché questa è una cosa importantissima per noi sicuramente e per la città.